quest'anno, a parte Dante Alighieri, ci sono tanti centenari illustri di figure letterarie preclare. Intanto oggi a noi ci piace ricordare i 200 anni, 1821, della nascita di Baudelaire. Grandissimo. Perché effettivamente, insomma, Con Dante c'entra qualcosa? sì, Dante. tra l'altro, e poi effettivamente è una cosa che tutti gli amanti della letteratura sanno, però non è spiacevole ricordarlo. Baudelaire è Parlare dei effettivamente, giganti ogni tanto, no? non è Perché sbagliato. no? Baudelaire è Perché veramente un no? gigante, non facilissimamente accessibile perché la sua lingua poetica, perché poi non ha scritto solo poesie, ma insomma, la sua lingua poetica è eletta. Però è Però, nitida, è come no? cristallina. Beh, insomma. Infatti, non a caso il suo capolavoro, Le Infatti. Fleurs du Mal, diciamolo tranquillamente in francese perché è semplice capire cosa vuol dire le Fleurs du Mal. Può dire i Non fiori ti del ho detto i fiori male, dal mare, no, i no, fiori del del male, male, letteralmente i fiori del del male. male. No, la traduzione dal, per un'idea che alcuni critici volevano, Sì, come dire, sì. della traduzione italiana, Tu guarda, sottolineare, perché la bellezza che nasce in una società disfatta, quanto è in una difficile cultura. tradurre, no? Se addirittura perfino Certo. una cosa così ovvia è oggetto di discussioni da parte di Lui lo dotti, eccetera. dedica a Théophile Gautier, che era uno dei suoi amici, I fiori del mare. Per quello l'idea della bellezza, del Beh, Teofilo nitore, Gautier, sì, della pure. perfezione che può essere raggiunta Sì, dall'arte. perfezione, però non nel senso. Non nel senso, No, non solo estetico, ma etico non addirittura. generiamo l'equivoco di assimilarlo ai parnassiani, No, no? no, no, Perché assolutamente. in effetti nel Ma parnassianesimo questa idea della perfezione c'è. poi dà luogo infatti all'estetismo, no? Al Però. simbolismo, all'estetismo di fine secolo. Però l'idea di Baudelaire non è molto È diversa, molto penso alta, è io, proprio dantesca no? appunto, perché è Infatti. l'idea della bellezza, anche della forma, anche della lingua, che è una chiave di accesso, alle Oh, verità allora, trascendenti. dato che tu su questi fiori del male ci hai ricamato un poco sopra, perché ci hai pure fatto Ma l'inizio a me di un piace libro tuo, ricordare no? ai nostri Ricordiamolo amici che non che c'è ci niente di seguono male. quanto la poesia sia al centro degli interessi di chi poi ama leggere, di chi ama la Ma letteratura, siamo così come sicuri, noi. scusa, perché mi sa che non è Quale poesia? vero. Quale? Perché uno poi confonde. Questo Oggi è difficile percepire l'amore la per la poesia. poesia, a Oggi è difficile che punto percepirla è nella oggi come oggi? produzione che c'è anche oggi, ovviamente. Ma oggi è molto difficile percepirla. Ma ci sono dei grandi classici, dei giganti. Dante, abbiamo Vabbè, nominato quello Dante, non ci piove. Baudelaire appunto, che la poesia ce la fanno arrivare talmente in modo diretto, immediato, non è difficile, che è il caso che oggi lo Beh, ricordiamo. insomma, che E Baudelaire non sia difficile, per però esempio io la nella mia tesi un attività, po', ma invece non è così un difficile po' come ardua. sembra, e io nella mia attività di Insomma. docente avevo immaginato, per esempio, adesso non è che voglio fare pubblicità perché questo è un libro fuori commercio, quindi è di 20 anni fa, Vabbè, poi pure se facciamo un avevo po' di immaginato di pubblicità. proporre la poesia ai giovani, agli studenti, in forma come narrativa, raccontando loro la poesia, no? E il primo che provava a raccontare era proprio Baudelaire, il Baudelaire. primo di questa antologia. Che si trova Poesia italiana del Novecento. Allora uno si chiede perché c'entra Allora Baudelaire? l'italiano del Novecento? C'entra perché il padre della No, poesia ma è verissimo. contemporanea, moderna, diciamo, ma il padre della poesia in genere, noi Certo. oggi pensiamo Sì, che sì, sì. sia ancora oggi che sia Baudelaire. Perché non è così distante da Dante o Baudelaire? Perché, per esempio, nel suo appello al lettore, cioè lui costruisce questo libro. Nella mia antologia ci sono vari poeti, lui è il primo che inaugura l'antologia, no? Sì. E io naturalmente ho anche il libro Lei, i fiori del mare. Questa è una bellissima traduzione di Beh, questa Bertolucci, ecco, antica in questa prosa, una traduzione in prosa, ma beh, di un dice, grande nostro poeta, sì, è Attilio vero, Bertolucci. Attilio Bertolucci, un Grande poeta famiglia del quella di Novecento, Bertolucci, beh un sì, poeta da il riscoprire anche padre lui. dei registi, ma Bertolucci effettivamente è un grande poeta che non so quanto veramente adesso sia. Riscopriamolo insieme a Baudelaire, Riscopriamo Attilio. Bertolucci, sì, perché è giusto farlo, insomma, no? Certo. Riscoprire i grandi poeti del Novecento, per chi ama la lettura, la letteratura,
È una cosa bellissima, è un'esplorazione meravigliosa. So, adesso Attraverso i maestri del sì. Novecento, riscoprire la nostra grande poesia del Novecento. Attraverso i maestri, come Certo. dice Cavourri, eh? Come Certo. dice Cavourri, i Ma maestri dei nostri maestri. Ecco, per ecco qua, dire Baudelaire. la poesia dantesca, ecco, non scrive in terzine, ecco, sono quartine, usa molto la quartina. Sì. E poi la versificazione, adesso non entriamo Sì. nei dettagli tecnici, la versificazione Però è interessante perché francese. lui Sì. è tanto moderno, Baudelaire usa una Ah, struttura usa degli scherzi, diversa, usa molto i classici, sonetti. ebbene. Se leggeremo un suo sonetto splendido Ah, che io amo molto, e che noi amiamo come molto, anche per mai, il tema. I gatti. i gatti, Scrive ecco. molte poesie sui gatti, Adesso perché. questo magari potrebbe però alienare subito le E simpatie di alcuni che ci ascoltano, che invece, odiano i gatti, no, che invece il gatto diventa un'immagine invece non li enigmatica, incitiamo. Sì, sì, allegorica, sì, l'uso sì, sì. E dell'allegoria, del poi simbolo, se del valore Baudelaire ha fondamentale. scritto sui Oltre gatti, che, sì, questo fatto. oltre che l'animale reale, no? È anche come l'albatro, mica sui gatti. Cioè, una poesia Sull'albero, certo. meravigliosa Beh, che cavolo. è l'immagine più Oh, emblematica scusa una cosa però, dell'artista, del scusa una poeta. cosa, freno un attimo questo entusiasmo felino. Do No, no, dobbiamo, poeti do abbiamo contrari. il dovere di dire le fleur du male, i fiori del mare, che Ah, è, certo. perché cioè, non, Beh, mica tutti debbono sapere la vita di è Baudelaire. un'opera organica, è una raccolta di È una poesie raccolta e di che ha poesie. delle vicissitudini editoriali. Questo però credo che poi alla fine i nostri lettori possano anche andarlo a vedere. Ma Lo dico molto sì. in breve. Complesse, interessanti. Certo. La prima edizione viene immediatamente condannata, 1857. Come Madame Bovary, tra 56. l'altro, due opere chiave, una per la narrativa e una per la poesia, Madame Bovary di Flaubert, È uscita nel 56. 1857, Ah, ma questo è e bellissimo. Beh, entrambe non me lo sottoposte alla ricordavo. censura, condannate per la presunta esaltazione di un Oh, e qui adulterio, ti di un volevo. comportamento immorale da parte di Beh, Flaubert, Flaubert e per per gli argomenti, Madame lo stesso eticamente riprovevole, no? In alcune poesie che poi infatti lui dovette togliere nella seconda edizione, nell'edizione dei Fiori Bovary. del Adesso, Mare. allora dimmi un po' una cosa, Poi dobbiamo ricordarci perché. di leggere questo appello al lettore che è molto dantesco. No, ma leggiamolo subito. Ecco, leggiamolo subito. L'appello al lettore L'appello al nei Fleurs du lettore. Mal. Prima di entrare nell'opera, che è divisa in sei sezioni, la più Che è piuttosto importante, ampio in effetti, sì, non è come la Divina Commedia, ma la insomma, più complessa, una, quella dalla quale noi traiamo le nostre letture. potremmo dire che è una Divina Commedia laica Ah, e sì, maledetta, maledetta, non c'è nel la senso, redenzione. è In questo caso non c'è la infatti la redenzione. censura ha sempre torto, ma ha sempre ragione, nel senso che ogni volta che una censura individua un'opera da Non c'è la censurare, redenzione. un motivo c'è. Quel motivo, in linea di massima, è da noi molto approvato e considerato. Però la censura, che è sempre inevitabilmente oscurantista, però non è mai cretina. Cioè, la censura Ma è sempre, nell'ottica della cioè è cultura, basata, della società borghese certo, no? dell'epoca, Certo. era un'opera che non indirizzava, ecco, Certo. verso una soluzione etica dei Che la censura interviene dei problemi quando i sociali censori dell'epoca. hanno paura Lui dell'artista. partecipò ai moti del 48, Sì, penso. tanto per. Ma Era un sentiamo. personaggio Beh, fuori sì, dalle righe, molto. certamente non aveva una collocazione borghese né poteva averla, Sì. neanche come scrittore, cosa che all'epoca Certo. era anche Tra l'altro noi possibile. sappiamo Era benissimo anche possibile. che Lui fa. si rifiuta di essere inquadrato in una qualunque Sappiamo attività che faccia c'ha, remunerata no? borghese. La Sì, faccia il cioè. padre è stato fotografato Il suo grande amico da Nadar, Nadar, che era più era coetaneo il suo, tra principe dei l'altro. fotografi. Félix Tournochon si Sì. chiamava, era uno pseudonimo Nadar, nato Nadar. nel 1820, lui nel 1821, un anno prima. Quindi erano praticamente Sì, coetanei. poi c'è il ritratto di Courbet, ci sono le fotografie di Nadar e E anche c'è il poi ritratto di sì, Courbet. vabbè. Comunque diciamo di appello al lettore, Perché poi. no, volevo dire solo questo, che Baudelaire c'ha una faccia di una simpatia Ah, è un strepitosa. uomo Cioè si interessante anche da vede che è un vedere. uomo intelligentissimo, ipertormentato Tormentato realmente anche e nella vita, come oltre no, che nella sua poveretto. visione del mondo. Sembra la vita di quei grandi. Sembra la vita di Edgar Allan Poe, che Sì, era è un suo vero. mito, da leggere con Sì. lui, perché poi lui lo tradusse e dedicò gran parte del suo tempo alla traduzione di Edgar Allan Poe, che fece conoscere all'Europa in un certo E senso. sembra un po' Da leggere anche, anche Edgar Allan Poe, soprattutto come poeta. sì, Il tra l'altro Corvo, sembra, suggerisco a tutti di già, leggere Il Corvo. sembra la vita a sua volta di quei grandi musicisti rock, pop,
pop che hanno idolatrato Poe, tipo Jim Morrison, che ne so, cioè queste ma vie... Ma nel corpo, è proprio una... C'è tutta una mitologia collegata anche all'immagine. È vero, e sulla base di questi... Nel caso suo l'Albatro, invece. Certo, presupposti, leggiamo che dice Baudelaire al suo lettore. Al suo lettore lui dice, dico le prime parole in francese e poi lo traduce. Molto dantesco. Tranne che appunto come abbiamo detto non c'è redenzione. Eh beh, cioè. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine, occupe nos esprits et travaille nos corps. Et nous alimentons nos aimables remords con le mandiane nous ris l'ervermine. I versi ci sono le traduzione. Rime, le rime alternate. La stoltezza, traduzione di Attilio Bertolucci, la stoltezza, l'errore, il peccato, l'avarizia. Abitano i nostri spiriti e agitano i nostri corpi. Noi nutriamo amabili rimorsi come i mendicanti alimentano i loro insetti. E nell'ultima, negli ultimi versi di questo lungo appello al lettore, lui dice: c'est la nuit, la noia, è la noia. Salto qualche verso. Tu lo conosci, lettore, questo mostro delicato. Tu, ipocrita lettore, mio simile e fratello. Io trovo immortale, cioè, ogni volta mi commuovo. Sì, ma infatti, guarda, devo dire, io ogni volta che leggo certi poeti del cavolo, che insomma, purtroppo hanno afflitto anche la nostra realtà, insomma, effettivamente penso, dico, ma cavolo, ma questa è la poesia, no? Genio. Cioè, questi cortocircuiti. Genio come Ovidio. Come il cortocircuito del linguaggio. Come Bertolucci, citiamo... Eliot lo stimava moltissimo, certo. C'è una galleria di poeti. Insomma, basterebbero già queste parole dolorose. Per usare le parole del nostro amico Camurri, è un maestro, è veramente un maestro. Camurri però non ce l'ha messo, mi pare Baudelaire. Bisogna dirgli che ce lo metta, insomma, perché ci ha messo Joyce per dire tra i maestri dei maestri, però Baudelaire non sono sicuro, poi controlleremo. Vogliamo leggere ancora qualcosa di lui. Ecco, abbiamo lo detto che volevamo leggere la poesia dei gatti. Infatti. Leggiamo. Ce ne sono varie, ma quella più famosa. No, vabbè, insomma, quella più famosa è Le Chat. Le Chat. Perché c'è anche al singolare. Le Chat, singolare. Ma ce ne sono tante. Congediamoci dai nostri ascoltatori. Sì, io leggo solo i primi due versi francesi. Sì, certo. Per farsi poi chi la vuole leggere sarà. Tanto la traduzione di Bertolucci è bellissima. Vabbè, sì, è formidabile. Questo primo verso, basterebbe il primo verso. Les amoureux fervents et les savants. Austère, également, dans leur mûre saison, les chats puissants et doux, orgueil de la maison, qui comme sont frilés et comme sédentaires. Sentiamo I per fervidi, i fervidi, fervidi innamorati e gli austeri dotti amano ugualmente, nella loro età matura, i gatti possenti e dolci, orgoglio della casa, come loro freddolosi e sedentari. Amici della scienza e della voluttà, ricercano il silenzio e l'orrore delle tenebre. L'erebo li avrebbe presi per funebri corsieri, se mai avesse potuto piegare al selvaggio la loro fierezza. Prendono, meditando, i nobili atteggiamenti delle grandi sfingi allungate in fondo a solitudini, che sembrano addormirsi in un sogno senza fine. Le loro reni feconde sono piene di magiche scintille e di frammenti aurei, come sabbia fine scintillano vagamente le loro pupille mistiche. È una poesia metafisica. Guarda, devo dire una cosa. Allegorica. Sì. Potentemente allegorica. Beh, quello non c'è tu. Come ogni grande poesia. Si dice sempre l'eterno dibattito. Si può tradurre la poesia? Sì. Col testo a fronte. Ecco. Col testo a fronte. Sì, se uno conosce possibilmente sì. Sì, ecco, se uno conosce un po' la lingua vera, originale, con il testo a fronte, in alcuni casi spagnolo, e poi c'è traduttore, si può vedere. Cioè Bertolucci era uno che era mescolato nella cultura francese, nell'eloquio, nella mentalità, in un modo così potente che gli ha permesso di fare questa specie di calco magistrale di un capolavoro eccelso. Insomma, non c'è male. Questo grandissimo grande poeta Baudelaire. Da leggere e rileggere insieme a Edgar Allan Poe. Voglio ricordare solo un dettaglio della sua vita, molto simile a quella di Edgar Allan Poe, che ebbe anche lui un padre adottivo militare.
Anche lui fu espulso dalle scuole, sì, dalle perché in accademie, effetti. perché anomalo, Vabbè, irregolare, non poteva essere coerente con i valori e i comportamenti e i rituali di una società che proprio minimamente non condivideva. La gente nuova e i subiti guadagni, avrebbe detto Dante, per citare di nuovo Dante. E anche lui, anche Edgar, come Edgar Allan Poe, anche Baudelaire, si trovò, la mamma aveva sposato, giovanissima, sì. un uomo molto più grande di Eh lui, sì. che fra l'altro gli lasciò una cospicua eredità, Sì, quindi che lui sì. comunque da divenuto maggiorenne non poté, se non per pochi anni, usare in pieno, perché il patrigno militare anche lui, come il militaresco padre di Edgar Certo. Allan Poe, lo tormentò proprio con questa sua ottusa Sì, identità, lo so, non lo solo so. borghese ma militare addirittura, e addirittura lo fece controllare da un notaio, gli impedì di usare questa sua rendita che gli avrebbe consentito altrimenti di vivere in modo meno sofferto di come è realmente vissuto. È morto giovanissimo, giovane, anche lui, e proprio come Edgar No, Allan Poe. questo È è giusto morto ricordarlo. tra le braccia della mamma, una cosa molto Eh sì, commovente, a 46 anni. 46 anni è Si morto ammalò per Baudelaire. un ictus, una cosa terribile, a Eh Bruxelles, sì, tornò a no, Parigi e morì è, in effetti la storia della sua vita è con la mamma terribile, che lo amava però moltissimo, eh lo sì. capì bene solo quando è poi il punto di morte. Vita Detto notevolissima. questo, lungi da noi voler criticare la vita militare, No, per carità, però confidiamo in nel quegli generale. Sì, anni lì, no, generale Opic, sì. Sì. lui andava sulle barricate dicendo con la tuba, andava con la tuba al fucile, vestito di grandine, dicendo andiamo a fucilare il generale Opic. Uomini meravigliosi. Leggiamolo, leggiamolo, amici, Uomini meravigliosi. rileggiamo la grande poesia. Certo.